Ciao a tutti! Oggi Ciao! allora facciamo questo video per rispondere un po' a un po' di domande che ci avete fatto nell'ultimo periodo, in modo da darvi anche qualche risposta un po' più approfondita. Cioè, su quello che volete sapere, che ci chiedete, non si risponde. Allora, te leggi le domande e Allora, poi le commentiamo. abbiamo Samiceli che ci chiede cosa vi ha lasciato questi posti che vi avete visitato, cosa vi hanno lasciato Cosa questi ci hanno posti. lasciato? Ho lasciato tante cose. Secondo me è una cosa che ci hanno lasciato tanto è anche, cioè, la consapevolezza della forza della natura. Sembra poco, però. Ciao, È arrivato anche Teddy Teddy! che sentiva chiamato in causa, lui ha lasciato tanto, Lui le sì. zampe spaccate, insomma, ha lasciato tanto anche a lui. Diciamo che anche se noi siamo una coppia, quindi viaggiamo in coppia, in realtà poi ognuno di noi ha lasciato delle cose diverse. Come diceva Abe, questa è la grandezza della natura che te ne rendi veramente conto quando ti ci trovi in mezzo. Questo ci accomuna un po' tutti e due. Sì, perché cioè, lo vedi proprio, cioè, ti rendi proprio conto di quanto la natura è grande confronto a quanto siamo noi. A Che volte uno non non ci siamo fa caso, niente, no, però è è così. vero. Questa cosa qui della natura la provo in pieno. La cosa che mi ha colpito di più e che sinceramente mi ci ha voluto anche qualche giorno comunque per elaborare questa cosa è il gran silenzio che ti circonda quando sei a determinati posti. E i primi giorni diciamo che è stato non facile abituarsi a questo silenzio per quanto mi riguarda, in realtà poi dopo è la cosa che mi è mancata di più. E infatti, come abbiamo detto anche nei video fatti, una volta che siamo tornati indietro dalla meta che Si è fatto fatica abbiamo fatto fatica a a non integrarci nelle sentire più quel città, silenzio. nelle grandi città è stato faticoso. Quindi per me è una gran bellezza perché in quei silenzi, cioè, si dice tanto, Poi ci tanto. pensavamo noi, io e Teddy, a far casino. Sì, loro sono stati tremendi, però veramente lì hai modo di entrare proprio nella tua mente, nel tuo cuore e tirare fuori tutto quello che c'è da tirar fuori, di bello, di meno bello. È terapeutico, ecco, diciamo così. Lucia, vabbè, non ci ha fatto una domanda particolare, però ci ha scritto niente. L'anno scorso siete passati da Salerno sotto casa mia, per questo vi conosco e comunque ci fanno piacere anche queste cose. Salutiamo Salutiamo Lucia. Lucia che ci saluta dicendo che ci ha visto. Poi c'è Luca Coconut che ci chiede quanto abbiamo speso per tutto il viaggio e questa è una bella domanda. Questa è una domanda che ci andrebbe fatto quasi un video solo riguardo a questo, però possiamo dire che la spesa che ha segnato tanto il nostro viaggio, la più grossa, è stato il gasolio. Perché per come viaggiamo noi, non toccando strutture, dormendo in macchina, non andando al ristorante, cioè tante spese vengono ridotte al minimo proprio. Sì, perché fondamentalmente diciamo la spesa per il mangiare è un po' la spesa che poi uno fa anche a casa, Sì. no? Propria. Anzi, forse lì spendi anche meno perché compri volta a volta e c'è meno spreco. A parte, vabbè, logicamente le varie cose che abbiamo fatto, come il giro con la slitta, Sì. qualche piccola spesa in più extra è stata fatta, però quello che proprio ci ha dato la botta grossa è Cioè, stato il parliamoci chiaro, gasolio. il gasolio è quello che ha preso, diciamo, più della metà della spesa del Sì, perché viaggio. era, calcolate una media di un pieno al giorno, sono 70 litri di serbatoio che è l'Land Rover, la benzina, il gasolio Si a oscillava da 2,50, 2,70 due, ecco, anche, e si fa quindi presto a fare i facendo due conti. conti andavano via minimo 100 euro al giorno di gasolio. Sì, le altre spese, diciamo, più significative possono essere state appunto queste esperienze che abbiamo fatto, che è quella con i cani con la slitta, che lì tanto più o meno i prezzi sono sempre uguali, dalle 120 alle 150 euro A a persona. testa per fare questa esperienza. Spesi benissimo, secondo me, perché è una cosa che non avevo mai fatto e che mi ha emozionato tanto.
Poi ci possono essere state le spese più grosse quando abbiamo dovuto cioè prendere un bungalow, una casina, perché magari avevamo necessità di Sì. fermarci e lasciare Teddy, perché tipo O appunto. come la notte quando siamo cioè che non sei riuscito ad arrivare a Capannoro per la tempesta di neve e quindi lì l'unica Campeggi non ce n'erano, alternativa solo due era prendere una alberghi. camera d'albergo e il prezzo o è quello o E anche l'alternativa non lì si c'era. aggira intorno Lì mi alle. pare avevamo speso Sulle 70 euro a 70, sì. testa per una notte in una camera E d'albergo con una ventina colazione di euro per il cane, e una ventina di euro quindi per il cane. Poi intorno per ai il resto delle 170 spese, euro. sinceramente, in quei posti lì ti puoi fermare benissimo a campeggiare bordo strada, quindi se sei attrezzato non hai bisogno di niente. Ora noi siamo attrezzati bene, ma la doccia non ce Speciale. l'abbiamo, no? Specialmente nel periodo invernale. Infatti. E quindi un giorno sì, un giorno no, per farsi una doccia come si doveva, non lavarci a pezzi, si doveva comunque prendere un campeggio, un'aria Un sposta giorno sì, un giorno attrezzata. no sarebbe stato la Lusso. regola che dovevamo rispettare. Poi alla fine venivano anche fuori ogni 2 giorni, quasi 3 a volte, perché proprio in questo Ah. periodo i campeggi cioè, sono chiusi. Però ci si lavava Sì. uguale, eh? Cioè negli Ci sono gli autogrill autogrill comunque che ci si hanno dei lavava. bagni. Che sono perfetti. E quindi la spesa, diciamo, di questi campeggi si aggira dalle 15 alle 20, 25 a seconda di dove vai e dove ti forniscono la corrente, dove c'hai i bagni, puoi utilizzare tutto quello che c'è e quindi queste spese però non sono altissime. No, Poi per il resto, ristoranti non siamo mai andati. Uno, perché non rientra nel nostro modo di viaggiare. Due, perché i cani non possono entrare, quindi o mangiavamo a turno Oppure si oppure. prendeva qualcosa tipo al Poteva essere, McDonald's, magari si quelle cose lì. viaggiava e si visitava un posto e per velocità non ci si fermava a cucinare e si prendeva un panino da asporto dal McDonald's, quindi le spese come qui, come prendere un panino Sì. da noi, più o meno i prezzi sono quelli. L'unico prezzo, come abbiamo detto, è stato il Il gasolio. Noi siamo gasolio, partiti sì. poi specialmente nel mese in cui c'è stato l'aumento. Chiaramente, chiaramente. E quindi si fa presto a fare anche due conti, non è che poi Sì. ci siano stati. Il prezzo può essere alto per alcuni, però se si tiene conto che noi siamo stati fuori un mese e che ci siamo arrangiati parecchio, perché comunque ci si accontenta anche tanto, diciamo sì, la spesa c'è stata, però ne balza anche la pena per il tipo di Ancora, viaggio che è stato fatto e per la durata del tempo che siamo stati fuori. Tutto sì, un qui. mese, Siamo stati fuori un quindi mese e oh, i soldi un po' ci sono fuori. vogliono. Si può dire che non si è speso nulla, perché ci si arrangia. No, si è speso. Poi Cibo abbiamo peggiore provato. Francesca ci chiede il cibo peggiore provato in vacanza. Senti, io personalmente mangio tutto. Non c'è proprio una cosa che non mi piace, che dico a priori non lo mangio. E poi sono dell'idea che ogni posto che vai Bisogna devi provare il comunque cibo del provare il posto. cibo del posto e anzi, più delle volte mangiare quello, anche se avete visto, io ho dato tanto di rosticciano che insomma quella A internazionale. me, per quello che non mi è piaciuto, è stato quel giorno sul traghetto quando abbiamo provato il pesce essiccato che Sì, mi sembrava tipo cartone. è aggravato comprare delle confezioni di pesce secco, no? Perché è ricco di omega 3, lassù ci tirano tanto, fa bene. E le vendono tipo in confezioni come se fossero per noi le patatine. In realtà quello era un pesce seccato, ma non fatto a patatina, No, che ha il proprio sapore del pesce ma è croccante. Erano dei fili di tipo questo. liofilizzato sembrava, Sei cioè bravo, non parola c'era proprio giusta. niente. Insomma, quando lo mangiavi era tipo come Cartone. mangiare un po' di cartone, un po' di cartapesta, quella maniera, ecco, Poi, quello. ecco, in Svezia ci sarebbero state da provare quelle famose aringhe che Ma non le abbiamo tipo provate. marcite, però non le abbiamo provate. Però quella lì sarà una cosa che se dovessimo tornare da quelle parti vorremmo Mangeremo provare. solo quelle. Comunque abbiamo mangiato tutto. Allora, Questa Gianluca, quale sarà il prossimo viaggio? Avete in mente il prossimo step? in mente ce l'abbiamo, In mente ce però a l'abbiamo, sì. Diciamo questa domanda non vi vogliamo rispondere che stiamo perché. valutando un paio di mete. Anche qui, ecco, l'unica cosa è certa. Caldo, Caldo, a questo giro sì, caldo. caldo, Ma non perché appunto. abbiamo patito, ma perché è giusto. Sicuramente lo faremo fra un paio di mesi, perché abbiamo Sì. delle cose da sistemare anche a casa, perché anche noi abbiamo una casa, una vita comunque da portare avanti nelle nostre piccole cose. E che ci permetta poi anche di organizzarci per fare Tanto questo in viaggio. questi 2 mesi vi faremo anche vedere cosa faremo perché sarà anche questa un'esperienza, cioè non un'esperienza, però una cosa legata al nostro stile di vita. Quindi Sì.
Cioè, non sarà una cosa forzata che ci siamo dovuti fermare, è una cosa che fa parte Del nostro modo di vivere, che ora ci tiene un paio di mesi fermi qua. E comunque sì, la meta ce l'abbiamo, forse. Dobbiamo decidere tra Forse. due. Quindi quando siamo sicuri, Ve lo lo faremo diremo. sapere. Ok. Vi si è rotto altro oltre alla Andrea che ci chiede, vi lampadina? si è rotto altro oltre alla lampadina e alla copertura? Effettivamente sì. Sì. Allora, Allora, parti te o parto la io? lampadina La l'abbiamo lampadina. vista, il faro, e Il quello faro. sì. Un pezzo di copertura che dal forte vento Si è si è spezzato. spezzato e lì molto probabilmente era già un po' distaccato prima, non è che c'è stato il vento che ci ha portato via un pezzo di copertura di macchina, poi è entrato il vento E sotto ha staccato quei gancetti di plastica che e noi con lo si. scotch abbiamo fermato tutto. Poi c'è stato, spiega te I che forse due, arrivi nel meglio. portellone dietro ci sono i due pistoni idraulici che fanno in modo che si apra e si chiuda delicatamente. Che resti Ecco. anche aperto più che altro E il quelli lì, il portellone. troppo freddo, praticamente ha scoppiato gli O-ring, ha fatto uscire l'olio e quindi ora non, è come se non ci fossero. Infatti teniamo il portellone su con un bastone. È pesantissimo, fra l'altro. Quello. Poi, Poi di altri danni non. no, Anzi, è fortunatamente andata no. bene perché al mattino prendevo a martellate la macchina per sghiacciarla, quindi è andata Sì, più ma che bene così. delicati, perché ci Sì, aveva quel però ogni tanto una mazzolino, però. martellata Sì, sbagliata mi si è siamo uscita. stati. Ah no, l'unica cosa, sai cosa? Un po' la macchina picchiettata Ah, è davanti, perché vero. se capitavi dietro a un camion o comunque un mezzo un po' più grosso, Allo spalaneve, soprattutto sì, quando la portava lanciavano in dietro mezzo. dei piccoli sassettini, perché lì usano questi ghiaiottini, sabbietta, Sì, e quindi la anziché macchina di un po' picchiata sulla vernice, quello l'abbiamo notato una volta arrivati a poca casa e roba. lavato. Elisabetta ci chiede: come state affrontando questo nuovo approccio a YouTube? Ha visto tantissimi contenuti. Diciamo, si è anche un po' risposta da sola, perché alla fine cioè, abbiamo preso di petto questa avventura su YouTube. Non sappiamo dove ci porterà, però Beh, ma noi non ci ci interessa crediamo a neanche super saperlo pieno e ora. quindi ci stiamo mettendo tutte le energie possibili. Diciamo che i tantissimi contenuti visti sono creati proprio perché girando e Sì. comunque Poi abbiamo anche fai notato vedere le che cose, vi interessa quello che noi portiamo, quindi è anche una ci fa anche motivazione in più. piacere, che ci spinge, una Sì. motivazione che ci spinge a farne sempre altri. Poi chiaramente non si può piacere a tutti, ma quelli sono altri discorsi e va Quello. bene, giustamente, che a me non mi piace mica Cioè, sempre. noi siamo partiti con Instagram Sì? e durante tutto quello che c'è stato in Coppia Avventura siamo arrivati anche ad avere il canale YouTube, avere un profilo su TikTok, la pagina su Facebook. Diciamo, abbiamo messo, cioè, ci abbiamo investito tutte le nostre energie in questo progetto di Coppia Avventura che comprende logicamente anche queste cose dei social network. Eh sì, Giusto, sì. Poi c'è Fabio che ci chiede: qual è stato il posto che vi ha lasciato più senza parole? Ora, uno sinceramente si aspetterebbe la risposta: Capo Nord. Allora, Capo Nord sì, è stata un'emozione perché comunque è il posto dove volevamo arrivare e con un po' di difficoltà siamo riusciti ad arrivare. Posti che me personalmente mi ha lasciato più senza parole, ce ne sono alcuni. E il paese è quello in Svezia, dove abbiamo fatto la brace Sì. la Ah, prima volta sul sì. mare. Quello che si è visto Sì, perché dall'alto. lì abbiamo trovato quest'altopiano che ci siamo arrivati tramite una scala dove te potevi vedere dall'alto questo paesino di pescatori con tutti i fiordi, quelli che Che riuscivi a vedere a occhio nudo, stupendo. che è stupendo. E poi scendevi giù e c'era questo paese proprio di casettine, di pescatori sul mare con la neve, che era una meraviglia, dove abbiamo passato la notte anche, fra l'altro, il Sì, bordo strada, è quelli che si dice il dove bordo abbiamo fatto il strada. barbecue Sì, sul bordo del mare, diciamo. e vi dico anche il nome di questo posto. Vuoi un po' vedere? Ora vado a vedere, te Nel intanto frattempo il io vi tuo. dico il mio. Sì? Il mio è stato quello dove abbiamo visto l'aurora boreale, ma non tanto Tromsø, proprio la città,
Proprio cioè quel posto dove siamo andati vicino all'allevamento di renne che c'era, dove quella notte abbiamo visto l'aurora boreale. Ecco, quel posto lì penso che me lo porterò, boh, nel cuore per sempre, ma forse proprio per la magia che ha avuto del vederci l'aurora boreale per la prima volta e tutte queste cose qua, però quello lì è stato veramente, veramente figo. Ecco qua, in Svezia, Fjällbacka. Fjällbacka. A me Poi se piace c'è un qualcuno, sacco. qualche svedese che ci guarda, ci correggerà di Che sicuro, ci però corregga pure io così, ragazzi, sapete, non so nemmeno l'inglese, figuriamoci queste parole qua. comunque è scritto FJ Albaca. Bene, quello lì Bene. A me quello è è stato piaciuto, bello. ecco, mi ha Sì, lasciato ma ce ne sono perché. stati tanti Sì, posti poi che ne che so, anche bella Göteborg, sì. belle, cioè ce ne sono tanti, però quelli che apparentemente sono più insignificanti perché non rientrano nelle mete, no? Che se te Sì, visiti sono quelli Norvegia o che ti Svezia, rimangono però di più. sono quelli che ti restano di più perché magari nel niente trovi anche la persona del posto che interagisce con te e che ti fa capire tante cose. Cioè la disponibilità che hanno nei confronti delle persone che non hanno mai visto e che si trovano a dormire davanti casa nella strada e Sì, a che... volte ti fa strano anche questo Sì, approccio delle sì, persone sì. verso. Ragazzi, io dico così, mi piace questa cosa, però se a me mi si fermasse qualcuno a dormire qui davanti, starei tutta la sera alla finestra a vedere che un siero dei malintenzionati, senti tramite com'è. Lì invece è l'opposto, Sì. cioè la gente ti ferma e ti dice se c'è brutto volete venire a dormire in garage da me, e questo Io non glielo direi mai a due che non conosco mai, a due come ci hanno definito straccioni col sì, cappello e la barba. Figurati, ci hanno definito anche così, però va bene. Ognuno poi è ognuno quello poi è libero di essere se che è. Certo, stesso, certo. L'immagine è una cosa, la persona è un'altra, però certo, quello siamo. lì basterebbe andare un pelino oltre Vabbè, l'apparenza, ognuno è però giusto che abbia la sua sì. idea, è così. Però, insomma, queste cose, noi abbiamo risposto a queste domande un po' d'impatto così per come ci è venuto di getto, un po' come siamo Sì. noi. Poi Quindi ce n'è se stata un'altra che ora vediamo se avete... riusciamo Ah! a trovarvela, che ci avevano chiesto Sì? qualcosa riguardo al villaggio di Babbo Te lo Natale. dico subito, lo cerco. Allora, per esempio, Andrea, che ha visto il video della città natale, quindi la Di città di Rovaniemi. Santa Claus, di Rovaniemi, in Finlandia ci chiedeva in che periodo, in quale periodo siamo stati e ci chiedeva anche quanto costa dormire nella città lì, ma tanto quello si può anche dire Sì, tranquillamente quello perché lì. uno A riesce a vederlo. Una notte si va a 150 euro persona. a per... No? No, A casina, no, a no, a casina, coppia, a giusto, perché è coppia. vero, noi siamo stati 2 notti. Sì. No, 200 euro a notte. 200 euro a 300 notte, euro a notte brava. lì. Praticamente noi ci siamo stati, Andrea, nel periodo di marzo Che loro lo considerano primavera, ma è un fine stagione invernale e non è ancora iniziata la stagione estiva, quindi i prezzi sono leggermente più bassi Sì, confronto ad sì, andarci nel sì. periodo natalizio o andarci a luglio. Sì. E devo dire che è stata una bella esperienza, anche quella molto bella, emozionante, ritorni bambino, il posto è magico. E Abe, per esempio, lui c'era già stato lì, però in Sì, agosto. in agosto, ma va lasciato. Niente di No, che. invece Con d'inverno la è tutta neve, la un'altra musica del cosa. Il Natale, il freddo. freddo, freddo, freddo. No, è È stato emozionante, bello. bello, Cioè, penso merita. che il fascino di quel posto lì sia proprio nel periodo invernale. Io l'ho visto Cioè. solo nel periodo invernale, dovessi tornare, ci tornerei. Non è Sì. perché ci sono già stato, non ci vado più, ci ritorno. A voglia. Mi è piaciuto un sacco. Sì. Poi vediamo un Poi attimo. cosa dicono? Allora, qui c'è Alberto che ci chiede, non lui, No, io. Alberto che ci chiede se si vorrebbe cambiare qualcosa nel nostro allestimento della macchina. Allora, di una cosa forse sì, infatti ne abbiamo già parlato con Gise della Gise Labs, forse dobbiamo abbassare un pochino una parte della macchina, perché Giusto per non starci così dentro. d'estate già è un conto, ma standoci sempre dentro per l'inverno che non puoi uscire, diciamo anche per bere un'acqua,
se bevi, Bisognava ti sdraiarsi. devi sdraiare per bere perché non ce la facevi altri la sua Ma testa roba di così. poco, non abbassarlo di Ma tanto, magari bastano quei anche due 5 dita, tre centimetri dita, sì. che magari poi riesci a reintegrare con qualcosa in più per fare il piano per dormire, però ecco, l'unica cosa è quella. Giusto che se uno prende, come abbiamo preso noi, brutto tempo, freddo e hai necessità di stare dentro per non stare Sì. sui sedili davanti o giusto O per stesi, si stessi. stava stesi. E forse quello, una parte di altezza, poi per il resto ci siamo trovati molto bene. Sì, grosse modifiche, a No. parte qualche dettaglio come anziché mettere il sacco sopra, quello legato con le cinghie, vorremmo mettere un baule in acciaio, ma quelli sono dettagli che uno man mano che viaggia ti trovi la tua comodità. Però l'interno è stato No, già l'interno è stato semplice, funzionale. funzionale, ci siamo trovati bene perché anche quando dovevamo stare all'interno col fatto di quei cassettoni che una volta che sei fuori puoi tirare fuori dalla macchina, ma dentro per necessità si sono aperti dal sopra e anche senza uscire siamo Sì. riusciti a prendere le cose. Sì, un po' bassino perché d'altra parte ragazzi non siamo né con un furgone né con un camper, se eravamo a macchina, quindi tutto Però hanno fatto sommato hanno fatto il il loro loro lavoro. uso. In maniera eccellente, siamo stati bene, ci siamo trovati bene. Sì. Sì, Ma non si dice per molto. Gise, No, per no, si Gisela, dice si dice proprio per perché è la noi. verità. Perché comunque anche noi se poi c'era qualcosa che non andava, andava modificato. Forse l'unica è questa cosa dell'altezza. Però Sì. visto che il prossimo viaggio sarà tutto al caldo, chissà, forse lasciamo quell'altezza lì, perché allora ti vivi meglio gli esterni, Meteo, no? Fai tutto sì. Non fuori. Quindi dovrebbe nevicare sulla veranda, quindi dovrebbe starci tiene bella, anche la bella veranda. fissa. Poi Poi mi sembra che sembra che ci siamo no, per. che non ce ne siano altre. Se avete delle cose più precise, ci volete scrivere, cioè fate quello che Fate, volete. sì. Se ci volete correggere su delle cose dette, siamo qua, se ne Siamo parla qua. insieme, ci si confronta e E quindi noi vi niente, salutiamo, alla sì. prossima. Ciao! Ciao.